Tu sei il cantante di questo gruppo di giovani, soprattutto, che si chiamano Inverno d'Agosto. Come funziona? Com'è che vi siete voi avvicinati a questo mondo che è quello di Hai paura del buio, gli After Hours? Allora, è stato un concorso che è stato indetto dal comune di Scandicci, che appunto ci ha aiutato a inserirci nella classifica dei primi gruppi. Però non è andato bene, cioè, quello è stato il primo contatto con il festival. Dopodiché, tramite un parente del bassista, è stato possibile entrare perché lui appunto conosceva il batterista degli After Hours, che appunto mi ha fatto reinserire, e ora siamo qua all'Aquila. È una bella occasione per voi. È l'ultima occasione perché comunque non siamo giovanissimi, anche se siamo qui con lo Spazio Giovani, abbiamo 40 anni e giovani per noi è un po' così, insomma è stata una collocazione di piacere. Avete un disco in preparazione? Abbiamo un disco in preparazione e abbiamo un demo quasi finito. Stiamo finendo di registrare i suoni in questi giorni, cioè abbiamo un mezzo discorso con un direttore, cioè con un produttore artistico molto famoso italiano, che ancora ci deve rispondere però. E poi abbiamo tante altre cose in ballo, però vorrei parlarvene magari un altro momento, se magari potreste supportarci quando sarà il momento, non ora per questo festival, ma quando ci sarà il disco, che non ci avete mai seguito anche voi. Ma non vedo gli altri componenti del gruppo. Dei problemi economici che appunto farò una piccola performance a cappella in nome degli Inverno d'Agosto, ma gli altri appunto non possono venire per motivi economici. Non abbiamo la macchina, non abbiamo la patente, come tu saprai in anni di esperienza, chi suona non ha tempo di prendere la patente, perché il musicista è un professionista e però non significa che abbia questa grande capacità motoria. Il musicista deve vivere con i genitori, cercare assolutamente di prendere tempo e di il più possibile cercare di non crescere, perché se cresci l'originalità va via, contaminata. Ma avete incontrato Manuel e gli altri degli affronti? Mai visti. Solo il batterista è parente del nostro componente. Bene, allora in bocca al lupo. Inverno d'Agosto. Saluto a Matrioska. Ciao Matrioska dagli Inverno d'Agosto. Perfetto. Chi è Matrioska?